I fan di Elchin Sangu sono delusi. I tifosi di Elchin Sangu sono molto turbati per il ripetersi di quanto vissuto l'anno scorso. Coloro che stavano aspettando una lunga serie della famosa attrice in cui potesse mostrare i suoi talenti sono rimasti di nuovo delusi. Elchin Sangu, che è apparso nella serie TV Good Day e Bad Day la scorsa stagione, è stato in grado di rimanere sullo schermo solo per 6 episodi. Nata nel 1985 a Izmir, l'attrice ha una vasta base di fan. L'attrice, che ha portato la sua popolarità al di fuori della Turchia, è anche molto popolare in diversi paesi del mondo. Ogni progetto di Elchin Sangu, che riceve anche il supporto di un'ampia base di fan sui social media, può ottenere un'ampia interazione. Tuttavia, un ruolo che i fan di Elchin Sangu si aspettavano e in cui avrebbero potuto vedere l'attrice sullo schermo per molto tempo, purtroppo non è arrivato. Elchin Sangu, la cui serie TV, Immortals, è stata criticata e non abbastanza buona nel crash, ora sta avendo problemi con la sua nuova serie. Proprio come la scorsa stagione, la serie con Elchin Sangu attira l'attenzione con i suoi bassi ascolti. Dopo la sfortuna seriale della scorsa stagione, anche la serie TV della Fox Liars and Candles è stata una cattiva scelta per l'attrice. Non si sa ancora come verrà presa la decisione per la serie, la cui storia non interessa al pubblico, ma non sarebbe sbagliato dire che il finale è vicino. I fan di Elchin Sangu, che non sono riusciti a trovare quello che si aspettavano dalla serie Liars and Candles, sono ancora una volta delusi. Anche le preferenze dell'attrice per la serie sono un argomento che vale la pena discutere.